Bentornati tutti quanti su canale Buffera TV, io sono sempre il vostro Tesla. Mentre parlo si trova pochissimo il primo teaser trailer ufficiale di Eternals. Proprio a sorpresa anche questo. Marvel Studios ha rotto il cazzo, basta questi trailer a sorpresa. Comunque, manca solo quello di Spider-Man No Way Home. E non dovrebbe tardare neanche quello, allora, visto che abbiamo anche il trailer di Eternals adesso. Va bene, andiamo subito a vederlo, vediamo un po' cosa hanno combinato. Ma cos'è? One Wonderful World? Sembra quella. Mamma mia! Se si vede che si colosiano dietro. Cos'è l'antico Egitto? No. Mamma mia ragazzi, se. Bello. Kit Harington mi piace molto. Eccola, Jamie non so lì. Beh, dai. È molto strange anche. Minchia, l'acqua, il Nilo. Comunque si chiama Antico Egitto, Babilonia comunque, sempre lì. E li abbiamo visti compiere. Mamma, è un po' persa anche, l'ho messa la persa. Nell'arco degli anni non abbiamo mai interferito. Ok. Fino a ora. Quindi dopo Endgame naturalmente. Bello. Eccoli tutti quanti, eccoli. Bello. Eternals. Oh! Sugli Avenger, allora io ritorno un attimino qua sulla scritta. Ok, ragazzi, trailer veramente bellissimo. I Marvel Studios stanno andando in una direzione tutt'altro che di cinecomic. Questo mi sembra proprio un cinecomic a me, ma neanche lontanamente. Ha un po' ridotto Strange comunque, considerando i poteri magici o quelle cose, poi bisogna capire anche il come faranno. Però si capisce bene che i Marvel Studios hanno verso la direzione di fare qualcosa di completamente diverso in questa nuova saga. La diversificazione della fase 4 non era setta a caso, infatti questo è un momento importante. Non mi è sembrato per niente un cinecomic a me questo, ragazzi. Non è neanche un classico film Marvel Studios. Ma già da Shang-Chi questa cosa è entrata. Shang-Chi praticamente è un film di arti marziali. Questo sembra tanto un film storico. Si vede proprio che i Marvel Studios vogliono cambiare proprio le carte in gioco per questa nuova saga. Perché gli Eterni potrebbe essere veramente la punta di diamante nuova dopo il successone di Guardiani della Galassia. Questo potrebbe essere il nuovo Guardiani della Galassia. Lo stesso, quello di successo. Poi ricordo che Chloe Zhao ha fatto Nomadland, che è un film veramente bello. E ha vinto l'Oscar sia come miglior regista che come miglior film. Questo, la regista è quella lì, quindi secondo me gli Eterni è in mani buone. E dal trailer abbiamo la prova che sembrerebbe un buon film, ecco. Bisogna capire bene però ancora i nemici quali saranno, che dovrebbero essere i devianti, da quello che ho capito. Quel ruolo avranno i celestiali, e comunque molto nell'antichità, avete visto, sembrava la Persia, un po' l'Egitto, quindi secoli fa praticamente. Poi se avete visto forse Roma, se non mi sbaglio, quindi erano secoli fa. Praticamente questi dei, chiamiamoli così, questi eterni, sono da milioni di anni che esistono e che sono stati sempre nascosti. Però dopo il casino di Endgame sicuramente sarà successo qualcosa, magari i devianti, non lo so, si sono liberati, non imprigionati da qualche parte, sono stati scappare, oppure i devianti sono stati creati dopo lo schiocco di Thanos o di Iron Man, di Tony alla fine. Non serve una teoria così strana. Quindi ci sta.
E quindi appunto vanno verso l'obbligo di portare gli Eterni a combattere i Devianti. Se ripercorriamo tutta la storia, i Celestiali si vanno dentro benissimo, perché a quanto pare vedremo anche le Gemme dell'Infinito, guarda quello che si era detto, e la creazione delle Gemme. E poi più che altro vi vedremo anche forse Thanos, potrebbe comparire Thanos. Siccome è ambientato nell'antichità, magari Thanos già all'epoca si interessava alle Gemme dell'Infinito, quindi secondo me potrebbe anche essersi che Thanos lo spiasse dentro. Perché Thanos in più di una parte fu definito anche lui un Eterno, un Celestiale, però fu tipo radicato fuori dal gruppo, se non mi sbaglio. Quindi, secondo me, vedremo un ottimo film che potrebbe veramente cambiare le carte in tavola per quello che è il Marvel Cinematic Universe per una volta. Veramente siamo davanti a un cambiamento radicale della nuova saga, ma già con Shang-Chi, ripeto, questa cosa si era vista. Con Black Widow non tanto, comunque è un film classico su Marvel Studios, sì, è un film di spionaggio, ha molto Winter Soldier, fa, però è un prequel. Però per Shang-Chi Eterni ho visto un grande cambiamento. Con No Way Home non so che cambiamento radicale ci sarà, se, però quello mi sa che sarà più un film classico MSU. Però sono curioso tanto io di Doctor Strange e il Multiverse Madness, perché quello potrebbe essere un film completamente slegato, perché quello hanno detto che è il primo film anche con tinte horror dell'MCU. Poi dietro alla regia c'è Sam Raimi, e come sappiamo Sam Raimi nel toccare l'horror grottesco è bravissimo. Quindi secondo me Doctor Strange sarà un film con elementi horror anche abbastanza inquietanti. Soprattutto per il fatto di Van Dyke dentro, che ora è Scarlet Witch. E poi ci sarebbe anche Thor: Love and Thunder, che è un film romantico, folle, pazzo, ho detto, una roba assurda sarà. Quindi sono contento, i Marvel Studios stanno diversificando finalmente, non è più l'era dei cinecomiche come li conosciamo prima di Endgame, sta completamente cambiando. Sta cambiando tutto quello che conosciamo. E sono curioso di questo cambiamento e anche molto in hype per questo Gli Eterni, perché potrebbe essere veramente il film di successore dopo i Guardiani della Galassia. Non sto scherzando, gli Eterni, l'Eterna, scusate, potrebbe portarsi a casa un sacco di incassi e potrebbe essere premiato come miglior film dopo i Guardiani della Galassia, ha avuto un successo clamoroso. E la stessa cosa, gli Eterni non li conosce nessuno, tra appunto neanche io li conosco. I Guardiani della Galassia non li conosce nessuno, ho fatto i due film, tutti quanti sanno chi sono i Guardiani della Galassia e il successo clamoroso che si sono portati alle spalle. Con gli Eterni credo che faranno esattamente la stessa procedura. Sono personaggi sconosciuti. Mi auguro anche per Shang-Chi che abbia un minimo di feedback addosso il personaggio. Però già vedere gli Eterni così tutti schierati, che siamo appunto degli Avenger, anche loro, perché sono tantissimi. Sono tanti personaggi negli Eterni. E adesso i nomi non li so anche tutti. Mi pare che Athena è quella di Angelina Jolie. Ma solo lei mi ricordo, perché gli altri nomi li avevo letti da qualche parte, ma non me li ricordo neanche più. Quindi, per me si sta, proprio hanno preso una cosa di origini e trasposta in maniera esemplare. Bravi, sono curioso, vedo l'ora che arrivi novembre, che questo film lo vedo perché sono in hype per gli Eterni. Vediamo un po'. Fatemi sapere nei commenti sotto cosa ne pensate, lasciate un bel like e commentate. Ciao a tutti, un bacio da Buffer Review e noi ci vediamo al prossimo video reaction.